Nei nostri viaggi nelle Alpi e in Trentino in particolare ci siamo sempre soffermati sull'importanza del ruolo dell'agricoltura di montagna, un ruolo che significa anche protezione dell'ambiente, significa anche lavorare per la bellezza del paesaggio e per la sicurezza, ma il cuore pulsa sempre per il consumatore. Fabrizio Senici è un esperto di comunicazione. Qui siamo nel cuore del Trentingrana DOP, che ha evoluto la sua strategia di comunicazione e va verso un profilo emozionale, cioè si comunica il valore della montagna. Sì, Trentingrana DOP è un formaggio ad alto contenuto emozionale. C'è un'immagine molto forte che mi è rimasta in mente durante le riprese di quello che è oggi il filmato ufficiale con cui Trentingrana si promuoverà. Ed è la figura di una persona, di un allevatore, di un contadino che sta trascinando in un pendio erto il fieno verso valle. Ecco, non si può capire Trentingrana se non si capiscono le fatiche e la difficoltà che rappresenta l'agricoltura di montagna. Una difficoltà che diventa un tratto distintivo se pensiamo ad esempio ai pascoli di montagna che danno non solo un colore ma una qualità particolare ai prodotti ad esempio d'alpeggio. Certamente, diciamo che l'alimentazione delle bovine è alla base di quello che sono le caratteristiche poi organolettiche del prodotto. Diciamo che in questo filmato e nella comunicazione che stiamo andando ad adottare il lato peculiare ed emergente è sicuramente il lato emozionale. Noi vogliamo far uscire il cuore della montagna da questo prodotto come tratto distintivo rispetto a tutti gli altri prodotti, per esempio prodotti in pianura. E infatti il titolo di questo filmato è appunto il formaggio con la montagna nel cuore. Sì, il formaggio con la montagna nel cuore è lo slogan che caratterizzerà d'ora in avanti tutta la comunicazione di Trentingrana. Riteniamo che sia effettivamente ciò che meglio può esprimere la caratteristica veramente produttiva, il territorio come elemento base, la filiera di produzione come caratteristica, come leitmotiv che segue tutta la produzione. Assolutamente la montagna dentro ad un formaggio, formaggio con la montagna nel cuore, questa è proprio la caratteristica che abbiamo voluto far uscire. Abbiamo visto il lato emozionale di questa comunicazione, parliamo ora del rapporto con il consumatore. È tempo di alleanze tra produttori e consumatori e ne parliamo con Gabriele Weber, che è il responsabile commerciale di Trentingrana. Expo 2015 Milano apre una fase nuova da questo punto di vista. Sì, abbiamo voluto essere presenti a questo importante evento e con i molteplici contatti che abbiamo avuto con i consumatori, con la gente, abbiamo capito cosa la gente cerca nel nostro prodotto, come arrivano i nostri messaggi e quindi è stato un momento molto importante. Domande molto particolari, molto specifiche, del tipo la garanzia che il latte sia solo del nostro territorio, cosa diamo da mangiare alle bovine e il fatto che il prodotto sia prodotto senza conservanti, tutte cose che ci hanno, diciamo così, fatto capire su che binari dobbiamo lavorare per dare il giusto messaggio al nostro consumatore. Quasi che il consumatore chiedesse più informazioni che non tanto promozioni. Sicuramente sì, essere informato ed essere sicuro che quello che capisce dalla comunicazione sia esattamente così, quindi una garanzia della qualità che ci viene comunque riconosciuta.
Proseguiamo il nostro ragionamento sul rapporto con il consumatore, no? È il tempo in cui i produttori di montagna, i contadini, gli allevatori cercano un rapporto diretto. Abbiamo parlato dell'importanza della informazione verso l'acquirente, però oggi il consumatore chiede anche garanzie dei controlli lungo la filiera, cioè parliamo anche di certificazioni, e ne parliamo con Andrea Mes, che è il direttore di Trentingrana Concas. Dunque, quali garanzie date al consumatore che lungo la vostra filiera tutte le regole vengono rispettate? Beh, innanzitutto c'è un disciplinare di produzione per quanto riguarda il Trentingrana che detta le regole della produzione, quindi solamente latte trentino, latte di una certa qualità, lavorato in un certo modo e controllato periodicamente dal consorzio. Per tutti gli altri prodotti, i prodotti tradizionali, quelli commercializzati dal gruppo Formaggi del Trentino, esiste anche il marchio qualità, che è un marchio di origine territoriale, che quindi, oltre a sancire la provenienza del latte dal Trentino stesso, ne garantisce anche in questo modo la tutela e il rispetto delle regole di produzione. Come lo facciamo? Abbiamo cercato nel corso degli anni di coinvolgere tutti gli attori della filiera in questo ragionamento che ci ha portato ad elevare i nostri prodotti ed aumentare anche la nostra credibilità nei confronti dei consumatori. Siamo partiti da dell'analisi degli alimenti che le vacche mangiano, abbiamo deciso quali alimenti fargli mangiare e quali fossero i migliori per garantire la qualità del nostro prodotto insieme alle ditte mangimistiche che riforniscono i nostri allevatori. Abbiamo puntato su una foraggicoltura di qualità, quindi cercando di dare delle nozioni ai nostri allevatori affinché il foraggio che periodicamente sfalciano nei prati sia della miglior qualità e quindi possa garantire un risultato, un unicum di sapori anche nei prodotti finiti. E poi siamo passati via via lungo tutta la filiera nel corso degli anni come consorzio, garantendo una completa analisi del latte, quindi il pagamento latte qualità con tutte le caratteristiche di premi e penalità che da ciò ne deriva, ed anche sulla produzione all'interno dei caseifici, quindi analisi su semi lavorati e sui prodotti finiti. Questo implica senz'altro uno sforzo economico in termini di risorse umane per il consorzio, ma penso che davanti a un prodotto trentino, un prodotto lattiero caseario trentino commercializzato al nostro consorzio, il consumatore si può fidare, e sappiamo che si fida perché come ci percepisce lo riconosciamo di giorno dopo giorno.